Sicuramente, sai, no, un convegno per tirare le somme di un lavoro anche svolto dal Comitato Paritetico di Valutazione sull'inclusione dei disabili nelle aziende. Emergono sia dei punti di forza ma anche delle criticità. Sì, luce e ombre, ci sono alcune cose interessanti, alcune che mi aspettavo oggettivamente. La difficoltà dipende molto dal grado di disabilità. Quando c'è un disabile psichico sicuramente è più difficile da reinserire di qualcuno che ha una disabilità di tipo motoria, e poi viene tenuto poco in considerazione, ma io che arrivo dal mondo dell'impresa ho un po' di sensibilità, che le nostre aziende sono principalmente piccole e medie aziende sotto i 15 dipendenti, di conseguenza l'inserimento di un disabile spesso diventa motivo di difficoltà ulteriore. Quindi vanno più aiutate queste piccole realtà, visto che nelle aziende più grandi c'è già la figura del disability manager. Sì, certo, non si può chiedere a un'azienda da 15 dipendenti di avere disability manager, questo è una questione di buon senso, bisogna creare una rete maggiore. Io penso che il fatto che si è cercato di annientare le province non abbia aiutato in questa direzione, e bisogna continuare a lavorare attraverso le varie associazioni che aiutano all'inserimento del mondo del lavoro, attraverso la comunicazione con i consulenti e con i professionisti, per dare all'imprenditore quegli strumenti che probabilmente non conosce. Rafforzare anche la rete con i comuni? È fondamentale, il comune è il primo grado, il primo livello di rapporto tra il cittadino e l'istituzione, va sfruttato al meglio. Grazie a tutti, perché quando si parla di disabilità non è mai semplice vedere una sala piena, questo mi riempie il cuore di gioia. Io ho letto quella che è stata la ricerca, devo essere sincero che non mi aspettavo delle conclusioni molto, molto differenti, no? Si parla della difficoltà di integrare domanda e offerta, si parla dei lavori di rete, del pregiudizio, di diffidenza che c'è quando si devono creare le condizioni. È vero, la consigliera ha detto che in questo momento è difficile anche per chi è non dotato avere accesso al mondo del lavoro, anche se poi non è proprio prettamente così, perché è un problema principalmente di formazione. Io arrivo dal mondo del lavoro, faccio impresa e ho l'onore di presiedere la commissione per l'attività collettiva, e spesso sono all'interno, vado a trovare le aziende un po' di tutte le province. In Lombardia, per paradosso, mancano 40.000 posti di lavoro. Mancano 40.000 posti di lavoro di tecnici, tantissimi che dovrebbero uscire dagli istituti tecnici, ma anche ingegneri informatici, figure preparate e formate. Dunque, la strada da perseguire è quella della formazione, sia per chi è non dotato sia per chi ha delle disabilità. In questa ricerca, che è molto interessante e che mi ha dato le risposte che più o meno mi aspettavo, secondo me manca un punto fondamentale: il prendere atto di com'è il tessuto produttivo del nostro paese e del nord Italia, perché qua si parla giustamente di grandi aziende dove ci sono figure come il disability manager che si possono permettere di creare un po' quel ponte tra chi ha una disabilità e l'inserimento all'interno dell'azienda. La cosa che non riusciamo a fare, lo dico per esperienza personale, è quella di creare queste condizioni tra la piccola e media azienda. Ricordiamoci che il 92% del nostro tessuto produttivo è formato da piccole e medie aziende, tra chi fa impresa e il disabile. Cosa capita spesso? Io lo dico perché quando si arriva alla soglia critica dell'assunzione del disabile, in queste aziende scoppia il panico più generale. A, perché c'è una mancanza di conoscenza, B, perché non sa mai come inserire e come inserire questa figura qua, e soprattutto chi inserire, perché manca completamente questo tipo di raccordo. Manca perché i consulenti, i professionisti dei piccoli imprenditori, solitamente che non sono grossi studi, che hanno a disposizione tantissime competenze, non sono in grado di gestire la cosa. L'imprenditore che non ha il tempo di seguire a volte tutte le pratiche, non è in grado di capire come muoversi, e diciamo la mancanza delle province in questo tipo di contesto si è fatta molto sentire. Ho letto che si chiede ai comuni di avere un approccio un po' più diretto. Certo, dal punto di vista teorico è bello dirlo e pensarlo, poi che qualsiasi persona, consigliere che ha fatto un'attività anche di amministratore di un comune si rende conto quanto è complesso questo tipo di passaggio. Dunque, senza avere nessuno sfondo politico,
collego, benissimo che si parli di disabilità e di inserimento nel mondo del lavoro, però bisogna secondo me adattarlo a un sistema che è quello lombardo.